di solito abbiamo imparato da Calvino a elogiare la leggerezza, ma la leggerezza comporta un rapporto con la gravità, e la gravità della letteratura è appunto fatta anche di leggerezza, è il gioco della parola, è la forza della parola che può parlare della vita con ragioni che non avevo ancora considerate e che da quel momento mi diventano naturali. Rileggere è l'atto di riflessione del lettore, è il suo rapporto per prendere non possesso di un libro, ma per diventarne amico e attraverso l'amicizia esercitare un'attenzione che dà l'oggetto, torna su se stesso, alla fine è anche il lettore che è messo in gioco. Non è un giudice ma un giudicato, e però è in questo modo che si stabilisce una sorta, la potremmo chiamare così, di dialogicità alla pari, dove non vale il principio del potere, ma semmai il principio della simpatia e dell'analogia.